Siamo qui con il mister della Virtus Vesuvio, oggi una vittoria importantissima 2-0 contro il Barano. Che squadra ha visto oggi? Qual è il suo commento alla partita? Allora, innanzitutto è una vittoria che per noi vale doppio, perché innanzitutto per il nostro percorso era fondamentale, specie fare i punti in trasferta. Vale doppio perché abbiamo affrontato, a mio parere, la miglior squadra, ma non lo dico in virtù poi della gara di oggi. Io avevo visto tutte le gare del Barano e conoscevo la loro gamba, conoscevo il loro modo di giocare, l'avevamo studiati e preparati. L'abbiamo soprattutto rispettati e abbiamo, diciamo, fatto leva sulle nostre forze, sulle nostre qualità, abbiamo tenuto bene il campo anche mentalmente, perché non era facile. Loro sono stati sempre in partita anche sull'1-0, hanno avuto occasioni, non concretizzavano, però erano sempre pericolosi. E quindi quello che ho detto ai ragazzi prima della gara, lo dico a fine gara, vale doppio perché abbiamo affrontato una grande squadra che credo che dirà la sua in questo girone. Una squadra che soprattutto anche dopo l'1-0 non si è voluta difendere, ma ha continuato ad attaccare, questo fa grande onore, e che ha continuato ad attaccare, quindi soprattutto a livello psicologico, una squadra che ci sta e che vuole far tanto. Assolutamente, noi veniamo da un lungo percorso, io questi ragazzi la maggior parte, ti dico, tolti gli under, ce l'ho con me da 3 anni ed è un po' il nostro proprio modo di pensare, di fare calcio. Dobbiamo attaccare, ci difendiamo alti e soprattutto, a prescindere dal risultato, credo che sia proprio come insegnamento. La miglior difesa, lo so che è un luogo comune, ma la miglior difesa è l'attacco, quindi i ragazzi in realtà, anche se dicessi loro restiamo un po' dietro oppure gestiamo, diventa poi difficile, vai a muovere degli equilibri e delle distanze, a quel punto è meglio che giochiamo di getto e andiamo ad aggredire alti, soprattutto contro squadre del genere che se concedi spazio poi diventa duro. Una vittoria importante anche e soprattutto in vista della prossima partita contro la capolista, contro la Santa Maria La Carità. Che partita si aspetta dalla sua squadra? Con caratteristiche diverse, ma mi aspetto la stessa gara di questa, perché credo che insieme al Barano siano le squadre più accreditate per vincere il campionato. Diciamo che ci sarà uno studio anche riguardo al Santa Maria, conosciamo già alcuni giocatori perché sono di zona nostra. E però per adesso non pensiamo a Santa Maria, noi mercoledì abbiamo la Coppa Italia col Terzigno ed è una gara che ci tiene, la società in particolare ci tiene a questo trofeo, quindi domani lunedì andiamo al campo e prepariamo innanzitutto la Coppa Italia, sapendo che domenica ospitiamo un'altra squadra molto molto forte. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.